Da febbraio il PON Vivi il Museo, Viva il Museo, ha consentito a noi ragazzi del Liceo Scientifico e Linguistico Orazio Tedone di sperimentare nuove modalità di fruizione dell'esperienza museale, sia a scopo didattico che di accessibilità da parte di nuovi pubblici, dai bambini ai visitatori non vedenti. Partendo dalla scansione di alcuni reperti significativi del Museo Jatta, ne abbiamo prototipato diversi utilizzi, dalla stampa 3D in scala 1 a 1 alla stampa 3D in sviluppo piano di figurazioni presenti sui vasi, dalla produzione di gadget alla realizzazione di didascalie Braille a cura di Angela Pia Turtulo. Il progetto si è svolto in filiera con il Museo Nazionale Archeologico Jatta di Ruvo, facente capo al Polo Museale della Puglia, sotto la guida della sua direttrice dottoressa Claudia Lucchese, con l'azienda Cre3D, dove siamo stati seguiti dal tutor Angelo Cantatore, e con l'APS Collettivo Zebù presso il MAT Laboratorio Urbano di Terlizzi. Il museo deve essere un luogo accessibile, deve essere un luogo destinato a tutti i tipi di pubblico. Con accessibile si intende un luogo aperto e accogliente sia per i bambini, sia per i normodotati, sia per i diversamente abili. I primi incontri del progetto, svoltisi presso il museo, sono stati incentrati sulle conoscenze basilari dell'arte vascolare apulo-greca, con una formazione specifica legata alla storia del territorio e del museo con la sua collezione, dalla descrizione alla collocazione temporale dei reperti, evidenziando il criterio estetico di cui si è servito Giovanni Jatta per collocarli nelle quattro stanze. L'azienda Cre3D ci ha fornito un apporto tecnologico capace di abbracciare l'antico fascino dei reperti archeologici del museo attraverso la stampa 3D. Dopo la scansione, in azienda abbiamo realizzato delle repliche in acido polilattico dei reperti scelti al museo ed alcuni gadget, quali calamite, portapenne, ciondoli, tazze e temperamatite. Le tecnologie che utilizziamo partono dalla scansione di un modello reale, quindi dalla scansione 3D di un vaso, per esempio, come può essere per il museo un bassorilievo, un capitello, una qualsiasi forma artistica. Successivamente la stessa forma può essere stampata in 3D e quindi possiamo dare la possibilità al museo di avere delle copie fedeli agli originali da far viaggiare magari per studio o per altro. Anche il modello 3D direttamente scansionato potrebbe essere utile per motivi di studio o per semplicemente avere una sorta di archivio digitale dei beni del museo, e successivamente anche il fine di questo progetto è rendere accessibile ai non vedenti alcuni particolari del museo, quindi il lavoro in questo caso si concentrerà sul rendere tattile un vaso che in realtà è solo dipinto, quindi creare dei volumi per far sì che un non vedente possa interpretarli come disegni. Abbiamo potuto così riprodurre in scala 1 a 1 uno dei ryutà presenti nella terza stanza. Il ryuton è un bicchiere a forma di animale o di testa umana e veniva utilizzato per festeggiare le vittorie di guerra. Con l'aiuto dei tutor dell'APS Collettivo Zebù, Niccolò Vallarelli e Nicola Andriani, presso il MAT di Terlizzi, abbiamo imparato alcune nozioni fondamentali di comunicazione e fotografia, che abbiamo utilizzato per la divulgazione del progetto e realizzare il video che state guardando. Il progetto ci ha consentito di raggiungere obiettivi diversi nell'ordine di abilità, conoscenze e competenze. Coerentemente con l'indirizzo scientifico, il progetto ha avuto come centralità il soggetto umano e i valori imprescindibili strettamente connessi, quali sviluppo sostenibile, equità economica e qualità. Thank you.